Il 31 gennaio abbiamo approvato il bilancio di previsione 2017 collegato anche alle successive annualità del triennio 2018-2019 per le nuove norme dovute alle leggi finanziarie da poco approvate. È stato un bilancio importante per il nostro comune in quanto in questo mandato dal 2014 è la prima volta che lo approviamo così in anticipo, ma anche perché approvandolo in anticipo e qui entro il 31 di gennaio abbiamo delle possibilità maggiori per intervenire sulle opere pubbliche che quindi non vanno in avanzo all'amministrazione, ma quelle che hanno già progetti esecutivi approvati entro la fine dell'anno precedente, quindi il 31 dicembre 2016, con le relative vidimazioni, possono essere spalmate nelle annualità successive e quindi non avere il blocco dovuto al pareggio di bilancio che in forma diversa però molto ricalca anche gli aspetti del vecchio patto di stabilità e quindi limita la spesa di investimento per il comune, che comunque per il nostro comune ha un saldo di 800.000 euro. Quindi l'approvazione di questo bilancio ha avuto da questo punto di vista un parere favorevole negli intenti da parte di tutti i gruppi all'interno del Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di minoranza. Poi da un punto di vista politico ognuno ha votato quello che riteneva più opportuno, logicamente ci sono stati degli apprezzamenti dai vari gruppi dal gruppo di maggioranza con voto favorevole, poi i gruppi di minoranza insomma hanno espletato perché andavano a votare in quella direzione. Noi pensiamo di aver portato un bilancio importante volto allo sviluppo e al futuro del nostro comune, soprattutto nell'ottica anche della tenere non senza impegno insomma ferme tutte quelle che riguardano le aliquote, quindi dalla tassazione fino ad arrivare ai servizi a domanda, dove già l'anno scorso eravamo intervenuti molto pesantemente favorendo le quote d'accesso ai servizi per le famiglie, sia per quanto riguarda l'asilo nido, per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, per quanto riguarda la mensa scolastica. Quindi abbiamo riconfermato tutto quello che avevamo fatto l'anno scorso non toccando nessuna aliquota per quanto riguardasse l'IMU e l'IRPEF, dell'addizionale comunale dell'IRPEF. Sulla Tari è un ragionamento un po' più ampio che la proveremo nei prossimi mesi, perché stavamo valutando se intervenire o meno insieme agli altri comuni con un unico piano finanziario di zona, ma vista la complessità e le differenziazioni sia morfologiche di attività che di popolazione all'interno dei nostri comuni, andremo ognuno con il proprio piano finanziario e quindi questo mese di gennaio è servito anche per fare certe valutazioni che a oggi non abbiamo approvato, ma entro il 31 di marzo sicuramente daremo comunicazione anche sulla TARI. Un bilancio che ha visto degli importanti interventi, soprattutto volti allo sviluppo e all'investimento nel triennale, quindi con il continuare il lavoro fatto sull'adeguamento sismico sui nostri plessi scolastici e quindi anche sulla palestra, con la volontà di intervenire anche per ciò che riguarda la continuazione di tutto ciò che sono gli impianti e le reti dell'illuminazione pubblica, quindi rivisitandola e innovandola dove necessitano e invece sostituendo soltanto o con opera di manutenzione le aree, quelle che hanno più bisogno di avere lavori in questo periodo. Sicuramente saranno interventi nell'area di Ponsalla, ci sarà il completamento per ciò che riguarda tutto il quartiere di Topo e ci saranno altri investimenti che verranno fatti di sostituzione in tutta l'area del centro abitato di San Piero. Questo perché riteniamo che anche la manutenzione ordinaria diventi molto importante per lo sviluppo del nostro comune e non è un caso che abbiamo investito oltre 150.000 euro sui 170 sui nuovi piani viabili, quindi rifacimento degli asfalti per il 2017, e 150 li abbiamo fermi dall'anno scorso perché attendiamo nei prossimi mesi il progetto della Telecom sull'estensione della fibra per il nostro territorio comunale. Quindi prima di intervenire vogliamo capire bene dove Telecom dovrà andare a fare gli interventi per non buttare via i soldi magari due volte, cioè fare un intervento e poi dopo qualche mese vedersi rompere tutto ciò che era stato fatto sull'asfalto. Altra opera che abbiamo fatto importante l'anno scorso, quella dell'estinzione dei mutui, che ci permette appunto di avere queste risorse sul bilancio comunale del 2017, quindi da quando ci siamo insediati abbiamo ridotto l'indebitamento di 300.000 euro e oggi ne abbiamo 450.000 da dover pagare nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti. Queste risorse quindi sono a disposizione del nostro comune, che vengono reinvestite nei servizi, che vengono reinvestite negli investimenti pubblici, ma anche nella tutela, nel consolidamento anche di certi valori che portiamo come amministrazione. Infatti
Il nostro obiettivo è quello anche di andare a recuperare delle aree pubbliche che possono diventare luogo per dare risposta a casi difficili, magari di sfratti o persone che si trovano in momentanea difficoltà, e quindi dare un'opportunità anche a queste persone di poter rimettersi in moto e quindi poter ridare una certa dignità alla propria vita. Noi pensiamo che il bilancio della nostra amministrazione sia il frutto anche delle scelte passate, cioè quelle di andare alla fusione dei comuni, che da quest'anno con il 50% ci viene assegnato dallo Stato rispetto ai trasferimenti dei due comuni di Scarperia e San Piero a Siele del 2010, ci permette di avere un'entrata di 1.200.000 euro dalla Regione e 500.000 euro da parte, 1.200.000 euro dallo Stato e 500.000 euro da parte della Regione. Consideriamo che il primo anno, il 2014, queste risorse per quanto riguardavano lo Stato erano solo 488.000, quindi questo ci ha dato un forte impulso anche per le nuove normative nel portare avanti le nostre politiche. Riteniamo insomma che la scelta della fusione sia stata una scelta importante che ci permette logicamente nell'arco di questa legislatura di consolidare il bilancio comunale riducendo i mutui e l'indebitamento, investire nell'adeguamento scolastico e quindi provare entro la legislatura a adeguare sismicamente tutto ciò che riguarda i plessi scolastici oltre agli edifici comunali, riattivare una manutenzione ordinaria che da troppo tempo era ferma e fare importanti investimenti che quest'anno vedranno la sua conclusione, come quello della rotonda delle Mozzete, come l'opportunità di finalmente iniziare i lavori davanti al piazzale della stazione di San Piero e la riqualificazione di tutta quell'area, e cominciare ad impostare un lavoro importante riguardante tutta via provinciale all'interno di San Piero a Sieve per quanto riguarda anche l'opportunità del 2018 del millennio di questa della pieve appunto di San Piero a Sieve, e quindi nell'ambito del comune lavorare anche su tutto ciò che riguarda i centri urbani, la riqualificazione del verde pubblico e tutto ciò che riguarda anche l'aggregazione e lo stare insieme, soprattutto anche nelle frazioni e nelle località sparse. Bilancio di previsione anni 2017-2019. Partiamo da il 2017, che è l'anno che ci interessa direttamente. In Consiglio Comunale abbiamo dato, ve lo anticipo subito, parere di astensione, in quanto nonostante aver constatato che il bilancio di previsione è un bilancio molto ambito e ben formulato per quanto riguarda gli anni, il triennio 2017-2019, con particolare riferimento, come dicevo, al 2017, ci siamo astenuti perché abbiamo ritenuto che siano state identificate un sacco di cose, un sacco di lavori pubblici messi in atto dall'amministrazione in questo periodo, per il periodo appunto del 2017, che però l'attenzione poteva in qualche modo essere rivolta anche a qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso poteva essere intanto quello che manca e che risulta mancante da troppo tempo sul nostro territorio, qualcosa che riguarda l'aggregazione sociale, i ragazzi, i giovani, qualcosa che riguarda in particolare anche i palazzetti dello sport. Le nostre palestre, attualmente quella di San Piero a Sieve è stata ristrutturata, ma risulta molto piccola per quella che è la capienza della stessa. Scarperia ha delle grosse problematiche per quanto riguarda la ristrutturazione e per quanto deve essere riportata nella fattispecie per quello che serve, per quello che è data. Il resto, per quanto riguarda noi abbiamo tutte quelle che sono state le previsioni per il 2017, riteniamo che siano previsioni importanti. L'unica cosa che abbiamo chiesto fortemente in Consiglio Comunale è stata quella di dare attenzione, di fare attenzione alla regolarità di quelle che sono il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e come vengono eseguite, per non trovarsi poi, come è successo negli anni passati, per l'esempio dell'auditorium della scuola di Scarperia, che ha dovuto essere, dopo 10 anni di costruzione, rimesso in discussione con un intervento di oltre 300.000 euro per renderlo nuovamente efficiente. Grazie. Perché abbiamo dato parere negativo a questo bilancio di previsione? Innanzitutto perché non siamo stati coinvolti attivamente né nella scelta degli obiettivi né nelle attività da effettuarsi.
poi perché ci sono dei punti che ci trovano nettamente contrari. Uno è il mantenimento dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,8%, tetto massimo, quando in campagna elettorale per la fusione questa amministrazione si era spesa per non aumentare questa addizionale, che allora si attestava allo 0,5%. Allora diciamo che perlomeno potevano essere fatti degli sconti e un'addizionale progressiva degli sconti almeno per i redditi più bassi. Poi un altro punto che ci ha trovato contrari è quello dell'aumento della richiesta di contributo da parte della società della salute dai comuni, un aumento dell'1,8%. Questo aumento non è dovuto a un aumentato fabbisogno dei cittadini o a servizi aumentati, ma semplicemente a una diminuzione dei trasferimenti regionali per questo servizio. Se continuiamo di questo passo, poi rischiamo di avere un servizio socio-sanitario nel nostro territorio, come in tutto il territorio regionale, non più sostenibile. Un altro punto che ci ha visto contrario è quello della proposta di alienazione di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica, quando la legge finanziaria del 2008 incentiva la costruzione di questi alloggi. Le liste di attesa per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono in aumento. Nuovi investimenti per nuovi alloggi nel nostro territorio non ci sono. Non abbiamo la sicurezza che questi introiti vengano reinvestiti nel nostro territorio e neppure la sicurezza che vengano reinvestiti tutti in alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per questo siamo nettamente contrari e sono le motivazioni principali. L'approvazione del bilancio di previsione del 2017 per il Comune di Scarperia e San Piero quest'anno è avvenuta nei tempi normali, entro il 31 gennaio, cosa straordinaria per quasi tutti gli enti comunali, in quanto solitamente venivano approvati con un maggior ritardo. Questo fatto permette al Comune di Scarperia e San Piero di programmare le attività in maniera più tranquilla, anche con le risorse già stanziate per l'anno in corso. Altro fatto fondamentale è quello di aver comunque continuato a garantire una imposizione tributaria stabile, senza aumenti e anzi con delle agevolazioni, sia per quanto riguarda le fasce più deboli con le agevolazioni per chi presenta l'ISEE per tutti i servizi pubblici, sia per quanto riguarda alcune attività economiche, penso alle attività di somministrazione con sgravi per chi non consuma carta, diciamo così. Altro fatto positivo è gli investimenti, infatti gli investimenti anche per quest'anno sono molto importanti, riguarderanno soprattutto la scuola. Continueremo in questo anno negli investimenti per quanto riguarda gli edifici scolastici sia di San Piero che di Scarperia e la manutenzione urbana, diciamo così, la riqualificazione urbana. Ci sono importanti, penso al completamento della rotonda delle Mozzete, ma anche altre manutenzioni più spicciole. Altra cosa importante sono tutti i servizi che vengono mantenuti e garantiti per tutti i cittadini. Per quanto riguarda, voglio soffermarmi per il programma delle opere pubbliche, questo rappresenta un importante sviluppo per il nostro comune e anche grazie al contributo delle minoranze abbiamo realizzato, praticamente approvato il programma del triennale delle opere pubbliche senza un voto contrario anche quest'anno. Questo fa sì che ci sia una condivisione di fondo dei programmi futuri del nostro paese. È un bilancio, quello presentato, molto ambizioso, comunque sia realizzabile perché dovuto dalla fusione entreranno tanti soldi, quindi sicuramente verrà realizzato. Si parla di cose molto importanti, si va dalla riqualificazione della stazione di San Piero alla palestra di Scarperia, insomma tante cose importanti, tante meno importanti, però sempre necessarie.
è stato preso in poca considerazione, come ho già detto l'altra volta, il discorso del turismo. Non c'è un programma ben preciso per l'agricoltura, dalla regione Portofornosa, bellissima, che si tratta del Banco della Terra, dove chi ha dei terreni, il sindaco dovrebbe fare un censimento, chi ha dei terreni che non usa li può dare in affitto e comunque dedicarsi a delle attività. Si può parlare di fare meno spreco possibile per quanto riguarda la mensa scolastica, una riduzione sui rifiuti. Insomma, sono tante le cose dove si poteva lavorare. Purtroppo le opposizioni non vengono mai coinvolte, noi siamo molto propositivi. E in conclusione vengo a dire che ogni amministrazione, parlo in maniera generale, ogni amministrazione dovrebbe esclusivamente lavorare per migliorare la vita dei propri cittadini, per migliorare il proprio territorio e purtroppo spesso si pensa più alla poltrona e al proprio potere che a quello che ho citato prima.